Le cose che interessano al momento di più in Superbike sono le cose che non impattano curiosamente sul campionato. Potrebbe vincerlo Sykes, ma non sembra che la cosa susciti molto interesse, grandi emozioni, e neanche Quintoli. Interessa Marco Melandri, insomma un po' indietro, è stato accusato e criticato di non essere più competitivo quando ha avuto un momento no. Adesso Marco Melandri è tornato, ed è l'unico nome noto al grande pubblico, eppure nemmeno una parola viene ignorata. Forse qualcuno fa comodo così. Ne parlavano a Bambera prima, quando ha sbagliato qualche gara, ma adesso non più. Un altro tema che non decide il campionato, non quello di quest'anno, ma decide la storia della Superbike, è il tema delle Evo. Sono un insieme di moto attualmente comprimarie che per regolamento non potrebbero vincere, non possono vincere, non quest'anno. L'anno prossimo dovrebbero essere tutte Evo. Ma insomma, a molti non va giù, e in particolar modo ad Aprilia e a Kawasaki, che sono quelle che vanno più forti, quelle che si spartiscono il bottino, quelle che hanno investito di più, sono quelle che si alternano alle vittorie dei campionati e delle gare e che di fatto se lo giocano. La Exit Strategy di Aprilia, per una situazione che non potrebbe non piacerle, il Superbike l'anno prossimo si chiama RT e MotoGP, dove Max Biaggi, in tour, in gita al Mugello, ha destato più interesse e attenzione di tutto il mondiale Superbike messo insieme fino adesso. Si sono scatenati veri e propri deliri cronometrici, assegnando al campione romano i tempi più fantasiosi. Nemmeno la puntualizzazione di Aprilia come ufficio stampa ufficiale è servita a calmare un po' le acque. Si diceva qualsiasi cosa. Curiosamente, chi l'ha assunto, la TV che l'ha assunto come commentatore, ha quasi ignorato la faccenda. Del resto si tratta di MotoGP, roba vecchia, roba gestita da altri attualmente, da un altro emittente. Allo stesso modo l'altra emittente, Sky, non intervista regolarmente Max Biaggi perché lavora come commentatore per la concorrenza. Cioè, entrambi si fanno i dispetti da soli, non utilizzando una delle poche risorse che attualmente desta interesse mediatico, ossia Biaggi, che alla sua età va ancora forte, insomma, perché lavora per la concorrenza. Biaggi, che è comunque in un limbo comunicazionale, se la ride perché è una, diciamo, chiave di volta di entrambi i campionati. Pensavo che il compito della stampa fosse dare informazione e non fare figli e figliucci, ma la stampa della gente se ne frega e pensa solo alle cose sue. Succedono solo le cose che vengono trasmesse dalla propria emittente. Per il resto non conta. Tornando all'Evo, c'è la faccenda Bimota. È evidente che l'azienda rischia di non poter scendere in pista se entro agosto o giù di lì non dimostra di essere in grado di fare 125 moto, insomma che le 525 moto siano state ordinate, eccetera. È un po' fumosa la questione. Voci dicono che sia colpa dell'azienda riminese di Bimota, che è poco più di un atelier che non è in grado di far fronte industrialmente all'impegno. Altri dicono che sia BMW che tentenni nel fornire i motori dopo che ha visto che la Bimota va così bene. La cosa grave è che l'azienda riminese non comunica quasi niente, fa gli eventi, fa il Bimota Experience Weekend, abbina il colore dei caschi, delle giacche, però non fa molto. Ed è peccato che tutto il peso di una situazione come questa rischi di cadere sulle spalle di Francis Battat e del suo gruppo di lavoro, il Team All-Star, che rischia di pagare a livello di immagine per tutti se le cose non vengono spiegate bene. All-Star è stata chiamata a fare le corse e le sta facendo anche bene. Ha messo sulla struttura, lo ha fatto bene. Non ha altre responsabilità. Badovini e Idon non prendono punti in quanto la loro moto è in attesa di omologazione, ma stanno andando molto forte. Quindi il lavoro di All-Star, tutto sommato, è stato fatto bene. La moto è stata progettata bene. Manca la parte più importante, che è quella che rischia di stoppare il tutto. Badovini e Idon, attenzione, non prendono punti in quanto la loro situazione diciamo in attesa di omologazione. Se prendessero di fatto i punti, le Bimota lotterebbero per il campionato. Salom ha 57 punti con la Kawasaki, Badovini con la Bimota ne ha 45, quindi secondo, e davanti a Canepa che ne ha 38, e poi ci sono Camier e Hilton. Quindi pensate che la Bimota non è un tema di poco conto, perché rischia di vincere il mondiale con Badovini è al secondo posto a pochissimi punti e rischia di vincere anche il mondiale costruttori, se ce ne fosse uno. Pensate quanto poco comoda sia questa situazione
per altre, diciamo così, altre realtà. Per cui le voci che All-Star si starebbe accordando con Yamaha e tutto il resto. Bimota è scomoda, ma non si sta aiutando per fare chiarezza. La moto che rischia di vincere il campionato, lo ripeto, rischia allo stesso tempo di non poter scendere più in pista dopo Laguna Seca. E poi c'è chi corre con la Evo, anche altri motivi per essere un po' incazzato. Dovrebbe essere la categoria del futuro, invece il regolamento nuovo, pur non dandogli conto come si temeva, di sicuro non chiarisce le cose. In un campionato che la gente non riconosce, la Superbike, c'è una categoria che sarà la categoria del futuro, assolutamente ignorata dall'organizzazione, fatta di moto che non si riconoscono dalle Superbike attuali. Sono identiche, non si capisce nulla. Come si distingue una Evo fisicamente da una Superbike a tutti gli effetti? Nemmeno dal cronometro, visto che varie molto spesso davanti a Elias, anche oggi per esempio. Team importanti come Pedercini, Altea, All-Star, stanno investendo in questa categoria per percorrere una data strada, ma non sanno se l'investimento che stanno facendo per percorrere quella strada sono soldi spesi bene o no, né se il regolamento sarà quello a tutti gli effetti. Le grandi case che attualmente si guardano bene dall'entrare direttamente con la Evo, ma fanno fare esperimenti ad altri, potrebbero forzare il regolamento a loro favore. E purtroppo, siccome l'interlocutore è Dorna e queste cose non riescono mai bene, perché Dorna ha una certa forza e indipendenza, rischia di succedere una cosa ancora più grave di avere un regolamento al favore di uno a favore dell'altro, ossia quello di avere un regolamento metà e metà, qualcosa che renda impossibile capire le cose per bene come al solito e che renda il 2014 un anno inutile per tutti dal punto di vista delle strategie e degli investimenti finanziari, tecnici, eccetera. Un anno di transizione che però diventa un anno inutile. Un altro anno in cui il pubblico non capisce niente, perde attenzione e rischia di essere sempre più lontana da un campionato come quello delle derivate di serie, che invece era quello che era più vicino alla gente comune, perché era quello più facile da capire. In Portogallo non c'è un notiziario, sono qui da 4-5 giorni, che abbiamo fatto cenno alla Superbike. Lo stesso accade per le altre nazioni quando ci vai. Tu accendi la TV, nessuno parla di Superbike. Se per voi è normale, divide ed impera, separa e governa. Evidentemente a qualcuno fa comodo che sia così, qualcuno che è molto importante nella faccenda, fa comodo che la Superbike sia così fumosa, in modo che sia tanto fumo e poco arrosto. Fino a poi, quando poi anche insomma il fumo si spegne.